80 anni fa nasceva John Lennon, la rivoluzione in musica con i Beatles, l'utopia pacifista di un mito del Novecento. Paolo Sommaruga. Imagine there's no heaven. Immagina John Lennon oggi a 80 anni, tirato da tutte le parti, il santo di tutti, il rivoluzionario col sorriso, il pacifista sognatore, il genio musicale, il ribelle contro ogni autorità, quello che l'America di Nixon faceva controllare dall'FBI. Immagina Mark Chapman, l'uomo qualunque che uccise il suo mito e un pezzo di utopia del Novecento. Immagina Yoko Ono, musa, complice, amante. Immagina i Beatles, Paul, George, Ringo, soprattutto Paul, il fratello diverso. Ci vorrebbe un algoritmo per capire quale capolavoro fosse dell'uno e quale dell'altro. Le note più luminose, quelle che brillano ancora e per sempre sui nostri tempi complicati. Lennon, santo subito, e sarebbe lui il primo a ribellarsi da uomo imperfetto qual era. Immagina Imagine, la voglia di dirgli non sei solo, il tuo sogno è di tutti, il mondo sarà uno e uno solo. E poi abbracciarlo, come nel film Yesterday, quello del mondo senza Beatles, del John Lennon anziano, come sarebbe oggi, come vorremmo che fosse. Venti e 30 minuti e 50 secondi, termina qui l'edizione di prima serata del TG1, vi lascio.